Io ormai mi sono appassionato alla pedalata assistita e diciamo che c'è una leggenda metropolitana che dice che non si fa fatica, ma diciamo che tutto sta nella volontà di chi pedala. Se tu vuoi far fatica la puoi fare, quindi anche per allenamento secondo me è ottimo, soprattutto per uno che non è un ciclista, perché io non ho possibilità di andare in bici sempre e quindi mi spaccherei le gambe, diciamo, come si dice in gergo. Così facendo riesco ad allenarmi, divertirmi e salvare la gamba per il giorno dopo. Tu vieni da un mondo dove c'è tanta tecnologia, no? Nelle motociclette ce n'è davvero tanta. Ora gli sport sempre più si confondono anche con la tecnologia, no? Anche questo tipo di bici, anche tanti altri sport, ma anche quelle muscolari, no? Perché per esempio anche chi fa il Giro d'Italia va su delle biciclette che sono sempre più performanti grazie alla tecnologia. Come vedi questa intromissione, se così possiamo dire, della tecnologia nello sport? Io credo che se, diciamo, sia un aiuto per avvicinare anche chi non avrebbe le possibilità di fare quello sport come la bici, è una cosa fantastica, perché ho visto un nuovo turismo appunto d'estate in montagna, gente che non avrebbe mai pensato di fare certi tipi di tragitti in bicicletta e adesso invece quotidianamente ha messo in bici proprio chiunque. E questo credo che per vivere la natura, per il benessere fisico e per le soddisfazioni personali sia una cosa che fino a qualche anno fa era impensabile. Ma ormai sei di casa in Trentino, c'è anche il cappellino. È un anno e mezzo ormai che vivo qua, mia moglie è proprio di qua, lei è nata qua e come io sono ritornato, diciamo, a fine carriera in bici, lei è ritornata dove è nata e abbiamo la nostra figlia che sta crescendo qui in montagna e credo che sia un posto fantastico per vivere la natura. Insomma, il passaggio è stato buono, no? Sì, è la nostra figlia, sì. Buon divertimento, buona pedalata. Grazie. Non solo sgasare, però. No.